Ciao, benvenuta in questo nuovo episodio di Scuola Infestata. Oggi dobbiamo cominciare il capitolo 8 e io non vedo l'ora, perché nello scorso episodio abbiamo finalmente trovato gli ultimi due ragazzi mancanti, quindi adesso siamo tutti e sette al completo. Siamo nel nostro santuario, quindi nella nostra stanza al sicuro, ma è finito che praticamente si vedeva la stanza tremare e Saki che ha urlato. Quindi cominciamo subito questo nuovo episodio perché non so se sta per succedere qualcosa di tragico. L'urlo di Saki spezza il silenzio dell'aula di economia domestica. Oh no, e adesso? Salto su e mi giro per vedere Saki, che fissa con orrore una figura fluttuante. Ah, ma è Nanago! Ma dai! Ma povera Nanago! A me non so perché mi ricorda Mirtilla malcontenta, però vabbè. Non volevo spaventarti. Oh, è solo Nanako. Perché Saki sembra ancora così spaventata, però? Nanako? Perché sei qui? Credo di aver individuato una delle chiavi rimanenti. Speravo di potervela far vedere. Ha davvero cercato le chiavi, quindi, tra i nostri sforzi e quelli di Nanako, dovremmo essere in grado di fuggire da questo posto. Ah! Saki, stai bene? È solo Nanako! Eh? Oh, ora capisco. Mi dispiace di aver urlato. Abbassa la testa e ci guarda imbarazzata. Mi sentivo un po' troppo calma comunque. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse pompare il sangue. Mi dispiace davvero. È la prima volta che la vedo e non mi ero resa conto che fosse il fantasma di cui parlate tutti. Aspetta un attimo. Cosa? Non hai mai visto Nanako prima di adesso? No. Ma scusa, ma non avevate detto che avevate visto un fantasma? Ho visto Nanako prima di incontrare Saki. Ah, l'hai vista solo tu, quindi. Le ho detto tutto quello che mi ha riferito Nanako. Ma sapete, non è esattamente lo stesso di vedere un fantasma apparire davanti a te. Oh, credevo che fossero insieme quando hanno saputo delle chiavi. Quindi Saki sa delle chiavi solo perché glielo ha detto Akira. Cosa dovrei fare? Allora, chiedi a Nanako perché non è apparsa anche a Saki. Chiedi a Saki perché non l'ha detto prima. Io vorrei provare con la prima. Nanako, perché non sei apparsa anche a Saki? Non è che appare solo ai gruppi, dopo tutto. Non solo ha parlato con Akira da sola, ma è apparsa a Natsume prima che il resto di noi la trovasse. Lo avrei fatto, ma non ce n'era bisogno. Non ce n'era bisogno. Il fantasma punta verso Akira, perché? Poco dopo avergli parlato, lui l'ha trovata. Non era necessario che le spiegassi la situazione di persona. Immagino sia vero, non c'era motivo, tranne forse per impedire a Saki di spaventarsi a morte. Non importa adesso. L'importante è che Nanako possa portarci alla terza chiave. Sì, vi ci posso portare non appena sarete pronti. Significa che la pausa è finita? Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Riuscirò a trovare la strada per la giusta aula, anche se è passato del tempo. Va bene, che tutti si riposino ancora per qualche minuto. Dovremmo probabilmente affrontare un'altra trappola, dopo tutto. Mi sistemo di nuovo e chiudo gli occhi. Mi chiedo come sarà la trappola questa volta. Beh, sono sicuro che potremo affrontarla finché saremo tutti uniti. Dopodiché ne mancherà solo una. Sobbalzo Come stai, Eric? e spalanco gli occhi. Rei è seduta proprio accanto a me. Mi hai spaventato. Scusa, pensavo ti piacesse avere compagnia, ma forse non la mia, eh? Di cosa stai parlando? Niente, sono solo venuta per vedere come stai. Sto bene, credo. Parlare con Natsume deve averti rianimato. Eh? O è stato parlare con Meiko? Oh, lei è gelosa! Non so di cosa stai parlando, ma non sei tu che hai detto che dovremmo prenderci del tempo per riposare? Capisco. Ti sto dando fastidio. Ti lascio in pace, così potrai riposare. O magari parlare con qualcun'altra, se è quello che preferisci. Eh? Tutte le sue strane osservazioni stanno iniziando ad avere un senso. Sei gelosa perché stavo parlando con Natsume e Meiko? Puoi parlare con chi ti pare, Eric.
Si alza e posso dire dalla sua rigida postura che è davvero gelosa. Solo perché adesso voglio riposare, deve averlo inteso nel senso che sono meno interessato a parlare con lei che con le altre ragazze. Come ho detto, ti lascerò sola adesso, poiché è quello che vuoi. Sembra così ferita. Cosa dovrei dire? Allora, Ray, tu sei più speciale per me di chiunque altro. Sì, per favore lasciami in pace, ma no, è bruttissimo da dire. Quindi ovviamente io dico la prima. Ray, sei più speciale per me di chiunque altro. Si gira di scatto per guardarmi di nuovo, con gli occhi spalancati. Cosa hai detto? Ho detto che sei più speciale per me di chiunque altro. Io... Lei ovviamente prova dei sentimenti. Non so con certezza cosa ti abbia fatto sentire così, ma non devi preoccuparti di nulla. Non devi essere gelosa. Non ero gelosa. Oh sì che lo eri. Mi sembrava che ti stessi dando fastidio, tutto qui. E continuavo a parlare di Natsume e Meiko, quindi penso che questa sia chiaramente gelosia. Non importa quanto cerchi di nasconderla. Qualcosa ti ha fatto pensare che io non ti voglia più nei paraggi, posso capirlo. Ma non è vero. Sei sicuro? Si siede di nuovo lentamente accanto a me. Non devi mentirmi solo perché siamo amici. Non sto mentendo. Ma hai detto... Mi hai preso in un brutto momento, Ray. Sono stanco, stressato e sto cercando di capire tutta la faccenda. Volevo riposare un po', ma questo non ha niente a che fare con te. Suppongo che avrei dovuto vedere la situazione in modo più logico prima di reagire. Le emozioni sono raramente logiche. Di solito non mi faccio sopraffare dalle mie. Succede a tutti a volte. Mi dispiace di aver disturbato il tuo riposo, Eric. Non è un problema. So che volevi solo parlare. Ti lascio riposare ora. Possiamo parlare più tardi. Grazie. Non devi necessariamente andartene, però. Va bene. Chiudo gli occhi e faccio un lungo respiro. Pensavo che ci saremmo trovati nei guai, perché Ray avrebbe improvvisamente iniziato ad essere gelosa. E a causa della situazione in cui ci troviamo? So che essere sotto stress può farti reagire in modo diverso alle cose. Questo treno di pensieri non si vuole fermare, quindi provo a costringere quei pensieri ad allontanarsi. Improvvisamente, qualcuno mi tocca la spalla. Eh? Scusa. Apro gli occhi e la guardo. Non è più seduta, ma ora è in piedi dietro di me. Cosa fai? Ti stavo per fare un massaggio alle spalle, ma come così di punto in bianco? A cosa? Perché? Per aiutarti a rilassarti. Un bel massaggio alle spalle è l'ideale per far sparire le preoccupazioni. Non devi farlo per me. Ma voglio farlo. Inoltre, mi aspetto che un giorno mi restituirai il favore. Ah, capito. In questo caso, allora accetto. Bene, allora chiudi gli occhi. Chiudo di nuovo gli occhi e Ray inizia a massaggiarmi le spalle. Il suo tocco è deciso, ma gentile, e le sue mani sono calde. Presto mi sento molto meglio di prima. Forse le cose si stanno sistemando, dopo tutto. Una volta che tutti sono pronti per andare, ci riuniamo davanti alla porta vicino a Nanako. Seguitemi. Ok, ci siamo. Seguiamo Nanako fuori dalla stanza. Il corridoio al primo piano questa volta. Ah, oh, questo è ridicolo. Per di qua. Fluttua lungo il corridoio, ma io avrei voluto vederla fluttuare. Di fronte a noi, e la seguiamo. Meiko cammina appena dietro Nanako, con Rei che guida il resto di noi dietro di lei. Sento il pericolo avvicinarsi. Un grave pericolo per tutti noi. Beh, è inquietante. Che tipo di pericolo? È a causa della chiave? Probabile, è difficile dirlo. Nanako ci conduce verso le porte della biblioteca della scuola. È lì che si trova la chiave? No, ma questo è il pericolo più veloce. Il percorso, scusate. Passa per le porte chiuse, lasciandoci nel corridoio. Meiko? Sento ancora il pericolo avvicinarsi, ma non è imminente. La biblioteca è sicura. Fantastico, qui
Quindi è solo una specie di condanna generale che incombe su di noi. Buona a sapersi. Con l'approvazione di Meiko, apriamo le porte della biblioteca e seguiamo Nanako all'interno. Vediamo un po'. Ok. La porta all'altra estremità di questa biblioteca conduce nell'aula più vicina alla chiave. Sbrighiamoci allora. Aspetta un attimo. Cosa c'è che non va? Ricordi che prima vi ho parlato di come qualcosa nella storia della scuola avrebbe potuto causare ciò che stiamo vivendo adesso? Sì, mi ricordo. Cosa ne sai? Beh, e se nella biblioteca ci fossero queste informazioni? Ci sono un sacco di libri sulla storia locale qui, giusto? Cerchiamoli. Non sono sicura che sia il modo migliore per impiegare il nostro tempo. Dall'altra parte della stanza, Nanako ha già raggiunto l'altra porta e ora sta aspettando che la raggiungiamo. Rei ha ragione, perché perdere tempo qui quando potremmo avvicinarci alla nostra fuga? È davvero una perdita di tempo, però. Voglio dire, capire cosa sta succedendo qui potrebbe aiutarci molto. Un accumulo di energia negativa potrebbe certamente essere la fonte del nostro problema. E allora? Concentriamoci solo su come uscire di qui. Ragazzi, potete fare quello che volete. Io guardo in biblioteca. Ah, ma lei è proprio testarda. Non lasceremo nessuno qui da solo. Immagino mi aspetterete qui, allora. No, verrai con noi. Ehi, questo non sembra giusto. Perché stiamo facendo automaticamente quello che volete voi? Non è che tu abbia la maggioranza. Giusto. Eric, cosa ne pensi? Oddio, che vuoi da me? Non far decidere me. Perché io? Perché è un pareggio. Se ti schiererai con me, saremo in maggioranza, giusto? Va bene, Eric, vota. Seguiamo Nanako ora o lasciamo che Natsume faccia prima le sue ricerche? Bello! Eric, non mi deluderà. All'improvviso, sono pienamente consapevole degli sguardi di tutti su di me, in particolare di Natsume, con il suo sorriso fiducioso e felice. Cosa dovrei fare? No, dai! Lo sapevo io! Controlla la biblioteca. Allora, controllare la biblioteca sarebbe una perdita di tempo. Però se il diamantino è sulla prima risposta, vuol dire che dovrebbe essere quella più corretta da dare. Quindi va bene, sono d'accordo con Natsume, vediamo un po', spero di non pentirmene. Sono d'accordo con Natsume. Sì! Salta in avanti e mi dà il 5. Sapevo che non mi avresti deluso, Eric. Bene, dato che siete in maggioranza, resteremo qui per un po', mentre tu farai delle ricerche su qualunque cosa pensi possa aiutarci. Informerò Nanako del nostro ritardo. Sei arrabbiata? Dai la colpa a me. Anzi, no, non voglio che un fantasma si arrabbi con me. Dai la colpa ad Eric. Grazie. Ehi! Sai che ti prenderesti l'ira di un fantasma arrabbiato per me, Eric. Ora andiamo, cominciamo a fare ricerche. Natsume e io attraversiamo la biblioteca fino a quando non troviamo la sezione dedicata alla storia locale. Oh cavoli! Cosa c'è che non va? Ho pensato che ci sarebbe stata una sezione per la storia della città, una sezione per la storia della scuola e cose del genere. Invece è tutto confuso. Non è confuso, è in ordine alfabetico per autore. Mi stai dicendo che la storia della città e la storia della scuola non sono tutte confuse invece di essere separate? Beh, no. Quindi è confuso. Oh, Natsume. Solo perché qualcosa non segue il tuo particolare schema mentale non significa che sia un casino incoerente. Immagino che dovremmo solo iniziare a cercare titoli pertinenti. Forza! Prende un libro dallo scaffale e inizia a sfogliarlo. Controllo i titoli e ne trovo uno sul fondatore della nostra scuola, quindi provo quello. Caspita, la scuola è più antica di quanto pensassi. È stata fondata molto tempo fa. Guardo il libro, ma riguarda principalmente la vita del fondatore. Non vedo nulla qui che ci possa aiutare. Dopo aver sfogliato le pagine rimanenti, rimetto il libro sullo scaffale e lo analizzo per trovare eventuali altri titoli interessanti.
Ecco, la storia della città nel periodo della fondazione della scuola. Prendo il libro proprio mentre Natsume ne prende un altro e le nostre mani si sfiorano. Oh, Eric, flirtare in biblioteca? Pensi di poterti approfittare della privacy? Privacy? C'è uno scaffale tra noi e cinque dei nostri compagni di classe. Dov'è il tuo senso di avventura? Non è la mia idea di avventura. Ah, noioso. Ride e inizia a guardare il libro successivo. Scuoto la testa e faccio lo stesso. Non sembra che neanche questo sarà utile. Ecco la parte che fa riferimento alla costruzione della scuola, ma sembra che riguardi gli stessi dettagli di prima. Aspetta un attimo. Ehi, senti qua. Sono state sollevate preoccupazioni per l'apprezzamento della terra, perché secondo la leggenda locale, sotto c'era una fossa comune. Uno scavo successivo non ha rivelato alcun segno della leggenda e la costruzione della scuola è andata avanti. Wow, riguarda la nostra scuola. Sì, qui dice che gli scavi non hanno mostrato nulla, ma comunque... Se la nostra scuola è stata davvero costruita sopra una fossa comune, non c'è da meravigliarsi che sia infestata. Che pensiero orribile. Beh, immagino che abbiamo fatto aspettare gli altri abbastanza a lungo. Ora sappiamo cosa cercare se troviamo il tempo di ritornare in biblioteca. Vero. E poiché sei tu quello che l'ha trovato... Fa l'occhiolino, poi si avvicina e mi bacia sulla guancia. Questo è il tuo premio. Il mio premio. Cosa? Non ti piace abbastanza questo premio? Ci riproveremo qualche volta quando non saremo in una biblioteca con cinque dei nostri compagni di classe. Ah, però com'è audace lei. Natsume! Eh? Cosa? Dai, torniamo dagli altri. Mi afferra la mano e ci affrettiamo a tornare dove gli altri ci stavano aspettando. Beh? Abbiamo un vantaggio, grazie al nostro eroe Eric. Ora siamo pronti a seguire Nanako. Capisco. Non è drammatico come lo ha fatto sembrare Natsume. Do una gomitata a Natsume, ma lei risponde solo con un sorrisetto sfacciato. Attraversiamo la biblioteca e raggiungiamo Nanako dall'altra parte. Per di qua. Ok, la porta che Nanako ci mostra è proprio dall'altra parte della sala rispetto alla biblioteca. Da questa parte. Fluttua in avanti e scompare nell'aula. Sento ancora il pericolo avvicinarsi, ma non è imminente. Che cosa vuoi dire? Dovremmo essere sicuri di varcare la soglia e vedere con cosa abbiamo a che fare. Fa un passo avanti e apre la porta. Quindi... Ehi, so dove siamo. Questo è il laboratorio di biologia. A differenza di molte altre aule che abbiamo visto, questa sembra perfettamente normale. Questo è un bene, no? I tavoli del laboratorio sono posizionati come sempre. Il modello anatomico del corpo umano si trova nell'angolo e numerose carte scientifiche coprono le pareti. Credo che ci sia una chiave qui, ma non ci sono trappole nella stanza però. Dove? Non lo so specificamente, so solo che è qui. Grande, cosa facciamo adesso? Ah, non ne ho la più pallida idea. Stai attenta. Il senso di pericolo sta crescendo, ma non riesco ancora ad individuare la sua posizione. Dobbiamo trovare un modo per trovare la chiave. Cosa dovrei suggerire? Allora, cerchiamo qualcosa di sospetto, studiamo l'aula da una distanza di sicurezza. Cerchiamo qualcosa di sospetto in classe. Boh, io dico la prima. Cerchiamo qualcosa di sospetto in classe. Come una trappola? Preferibilmente un tipo meno pericoloso di sospetto, come un cassetto chiuso a chiave. Ehi, forse non c'è affatto una trappola in questa stanza. Forse la sfida è solo trovare la chiave. Oh, lo spero. Questo posto è inquietante. Stai attenta, il senso di pericolo sta diventando più forte. Oddio, ma che cosa succederà? Che cosa? Da dove viene? Appunto. Non so. È come se qualcosa si stesse agitando o avvicinando a noi. Qualcosa sta per irrompere attraverso la porta. O forse attraverso le finestre. Può darsi un uragano o qualcosa del genere.
Mi guardo intorno, cercando di cogliere qualsiasi segno di minaccia. Sta diventando più forte. È quasi qui. Oddio, sono preoccupata. Non puoi dirci altro? Un suono lieve e tintinnante mi fa congelare. Mi giro lentamente verso il suono. Sua? Ma che... Ma dai! Oddio. Nell'angolo il modello anatomico si muove, come un mostro robotico in un vecchio film di fantascienza. Fa un balzo in avanti, poi un altro. Dobbiamo andarcene da qui. Il suo grido mi scuote dalla mia paralisi. Corriamo tutti verso la porta dell'aula. Scommetto che adesso è bloccata e non possiamo più uscire. Ah, no! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! No, oddio, l'ha presa, l'ha catturata, che ha fatto? Mi giro. Il modello stringe il braccio di Ai con una mano. Mentre lotta per liberarsi, stringe l'altro braccio attorno a lei. Aiuto, qualcuno salvi Ai! Aiuto! Ai, no! Corro in avanti per aiutarla, ma proprio mentre faccio il mio primo passo, la macchina stringe la presa su Ai. No! Ho visto del sangue. È deceduta Ai per caso. Quindi, con un movimento rapido e orribile, le spezza il collo e lascia cadere il suo corpo senza vita a terra. Non me l'aspettavo questa. Ai, è morta. Col collo spezzato, secondo te è viva? Ma che domande sono? Cioè, bah. Abbiamo perso un altro compagno di classe durante la ricerca della terza chiave. No, ma povera Ai, era tanto carina, cucciola. Mi dispiace. Riusciremo a trovare le chiavi rimanenti in tempo. Il resto di noi ne uscirà vivo. Oh, a questo punto non lo so più. Ma non è lo stesso scheletro, è un altro, perché quello là è sul fondo. O tutti cadremo nelle trappole nascoste all'interno della scuola. Oh dai, vabbè, non ci credo. L'hanno fatto finire così il capitolo. Quindi siamo ancora in pericolo praticamente. Mamma mia, quindi il prossimo capitolo inizierà proprio col botto. Ok. Wow, allora, cioè, sembrava tanto tranquillo il gioco. Oh, ecco lo scheletro che è spuntato. No, guardate il viso di Ai, è barrato perché ovviamente lei è deceduta. Quindi praticamente siamo tutti in pericolo di vita, cioè pian piano in realtà potremmo morire tutti. Wow, ok, adesso sì che il gioco si sta facendo più interessante, però almeno c'è un po' di azione e insomma un suspense, quindi ok, non vedo l'ora di cominciare il prossimo episodio. Io spero che riusciremo a sconfiggere lo scheletro, anche se non so come faremo. Lo colpiremo con una mazza o con qualcos'altro? Staremo a vedere. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato voi giù nei commenti. Pollice in su se non l'avete ancora messo. Vi ricordo di iscrivervi e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!